Ragazzacci del web, un salutone da un bacio e bentornati nella Godblock. Prima che inizi il video, come sempre, vi ricordo che questa serie conta l'arte collaborazione con il Multicolor Network. Di lasciare un like per sostenere me, la serie, il canale, iscrivervi se non l'avete fatto, lasciarmi un commentino, datemi dei consigli su quello che ho fatto quest'oggi. E in più vi ricordo che in descrizione trovate il link al gruppo Telegram e al canale Instagram per rimanere sempre aggiornati su nuovi video. Detto ciò, ragazzacci, bentornati sul Godblock. Fra un episodio e l'altro mi sono un attimino occupato qui della zona. Mi sono leggermente allargato un pochettino e ho fatto due nuove aree. Nella prima, questa è un'area adibita allo spawn dei mob passivi, mucche, pecore, a quanto pare cani, e mi era spawnata anche una pecora che però ha fatto una finaccia. Ebbene sì, il cane se n'è magnata. Ed è, te non te puoi magnare le pecore. Ma porca miseria. Allora, e di qua ho fatto un'altra zona dove poter andare a farmare le, fare un ortignacolo, ecco, diciamo così. Ovviamente ci manca l'acqua. E penso che in questo episodio riusciremo ad ottenere acqua e lava. Nel precedente episodio avevamo completato il capitolo 2 e adesso ci dobbiamo addentrare nel capitolo 3. E qui ci si apre, ragazzacci, il farming dei materiali e tutte le altre cosettine veramente, veramente utili. Ora, la Earthwell un pochettino l'abbiamo vista all'interno della Volcanoblock e sappiamo praticamente che questi Shard Crystal si possono ottenere attraverso i cristalli, cioè smarmellando i cristalli. Però in più c'è la possibilità di ottenerli in modo un po' diverso, ovvero tramite questo affare qua. Ora, questo affare qua, che si fa abbastanza facile, ok, è una sorta di, che ti posso dire, altarino con sopra una ciotolina, dove se non sbaglio ci si va a mettere questa e con la bacchetta appropriata si può scegliere quale cristallo ottenere. Il problema è che questi bacchettine qui non so se riesco a farle. C'è da fare il Soul Steel che si fa così e questo qua è un po' è un po' avanzato. Ebbene sì, quindi per ora ci limiteremo a fare alla vecchia maniera, ovvero prendiamo i nostri cristallozzi un po' sì. Prendili pure tutti questi, sì, quattro stacchettini. Sembra che sia la quantità più adeguata alle nostre esigenze e si fa così. Ale, va quanta robetta. E ovviamente ci dà un cristallo, grazie, ma va bene. Prima però vorrei fare questo. Allora, quel coso lì, eccolo qua. Si dovrebbe fare abbastanza facile. Sì, fa facile. Ci serve il vetro, ci serve l'ivy ingot, ok, e il vetro si dovrebbe ottenere dalla robetta smarmellata, quindi mi dia un po' di questi, così mi faccio un po' di questi. Perfetto. Questo qui si toglie, queste qui si buttano qua e questo si fa così. Vale. Ora queste io le compatto qua dentro e questi li vado a cuocere. Ok, 6 pezzi di vetro potrebbero essere più che sufficienti e prendiamo questi e ci andiamo a fare subito i tubozzi, quelli belli, questi qua, e ce ne da 4 a botta, 8 dovrebbero essere più che sufficienti. Ora questo qua dove lo metto? Ah, per chi se lo fosse chiesto, ho utilizzato un diamante per dare un po' più di durabilità al piccone. Ora vediamo un po' se io lo faccio qua. 1 2 3 4 5 6 7. Oh yes,
Perfetto. Allora, in teoria con le foglie che non ho, mi sembra giusto, ho le shear, manco le shear, ma quanto sono povero. Ok, allora, questo lo metto qui, si dà una spettazzata sopra e si fa l'alberello, poi si prende un blocchettino di foglia, perfetto, questi me li ributti qua dentro che adesso mi rompono la wallera. E se io a te ti metto qua, oh, funzioni, stai funzionando e mi fai il blocco d'acqua, top della vita. Allora sì, funziona, però giustamente lui il blocco lo crea qui e quindi poi spreada in giù. Vabbè, l'importante è che non mi vada tanto a giro a rompere le scatole. Quindi se mi resta lì mi sta anche bene. Abbiamo però bisogno di un sistema per spostare quell'acqua. E mi dai? Cosa mi dai? Della cacca, grazie. E di conseguenza direi che è giunto il momento di fare l'altra parte, ovvero questa. Questi qui, rock core, servono tramite le sciardine per ottenere vari tipi di materiali. Si fanno abbastanza facile, serve solamente della stone, ok, che c'ho ma poca, potrebbe bastare, attenzione. Allora, i core, se non ho capito male, si fanno a questa maniera qui, yes, e me da 4, eccellente. Ora, questi qui si possono utilizzare per fare l'oro, però serve il blocco di ferro, la soul sand, quarzo o soul sand, ok, il coal con il log, la redstone con la netherrack, ok, l'iron vuole la cobblestone, va, easy. Quindi vediamo un po' se mi ricordo, questo va qua, poi ci serve un blocchetto di cobblestone, ok, e ci serviva, non me lo ricordo più, ma parco, allora questo dammi, questo mi serve, il grigio, perfetto, grigio, tacchite, nope. Nope. Allora, sembra non funzionare tanto bene, quindi vorrei provare a fare una cosa. Se io faccio così, gli do le sciardine qua e faccio così, no, 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 proprio no, eh. No, non gli piace. C'è qualcosa che non va. Vediamo un po' se. Attenzione, un blocco. Sì, arriva, piano, arriva. Quando si rinviene e gli piace la faccenda, forse un giorno che non piove tanto. Però se. Ok, abbiamo il nostro primo blocco di iron. Yes! Questo dovrebbe essere più meglio assai. No, eh? No? 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 Ha detto di no. Ecco, è arrivato un altro. È un procedimento un po' di cacchina, eh? Sì. Ah, piano, vedi che quando mi pare, eh? Vedi? O vedi? Vai, a posto. Olè. E ci abbiamo 4 blocchi di iron. Oh yes. Va un attimino migliorato sto sistema, perché fa un po'. Niente. Però va bene. Io quello che volevo era un secchiello. Perfetto. Per poter andare a prendere questo. Ok. Questo qua lo metto qui. Eccellente. E l'acqua la prendo. E me la metto. Oh yes, me la metto qua, no, non qua, qua, ok,
E mo posso coltivare? Ok, e mo mi serve questo qui per farmi un bastone. E poi questo che me la facciamo in cobblestone e questa che ce la facciamo in cobblestone. E poi ci facciamo anche armatocchino. Ho fatto la tog! Perché sono pirla? Ho fatto la tog? Ma porca miseria. Allora, ne volevo fare uno io. Allora, va bene. Sì, c'ho il diamantozzo e gli mettiamo pure a lui il diamantozzo. Almeno ci abbiamo un po' di tullini un po' per bene. Il seed ne potevo fare anche qualcuno di più. Oh yes, con questi, perfetto. Quindi mi dia 1 e 2 1 e 2 e facciamoci un po' di semini. Perfettissimo, almeno posso farmi del cibo. Qui si zappa tutto. Sì, eccellente. Perfetto, e mo ci abbiamo una riserva di cibo, un po' di animalozzi, mucche, galline. Perfetto, mi sembra che siamo messi a un buon punto. Ora il discorso qua, vediamo un po', lui ci dice di... Cioè, abbiamo fatto questo, perfetto. E questo qui. Allora, ok, il discorso mio qual è? A quanto pare attualmente il... Oh, grazie. Va bene. Scopriremo prossimamente cosa serve questa cosa. Attualmente non ci facciamo domande. Dicevo, il problema mio qual è? È che per la quanto riguarda la progressione, cioè procedere nel pack, io ho bisogno di un sistema di farm per farmare risorse. Attualmente, perlomeno le risorse base, credo, ma forse anche quelle più avanzate, tipo il diamante e quant'altro, le ottengo tramite questo sistema di crafting dell'Earthwell, che come avete potuto vedere è un po' rognosetto. Eccoci, diciamo così. Rognosetto perché? Perché questo coso fa quando gli pare. Il sistema per andare a migliorare questo sistemino è mettere sotto al blocco catalizzatore gli stabilizer. Ora, quello più avanzato sarebbe bello farlo, però è un po' troppo avanzato. Quelli intermedi, questo, anche questo è un pochettino avanzato. Quello base non è difficilissimo, serve la ingot che ce l'abbiamo, questi che le possiamo fare tranquillamente. L'Azul Machine è un pochettino più avanzata, però l'Azul Ingot non è difficilissimo, basta prendere questo che si fa così. Quindi sì, l'unica cosa c'è da fare, 1, 2, 3, direi che ci si può stare. Yes, fatemeli fare e ci vediamo tra un pochetto. Dunque ragazzacci, ho ottenuto un po' di cosettine. Intanto per cominciare gli Azure Block, che molto semplicemente sono gli Azure Ingot, che sono fatti da questo, dalla clay e da questo qui, che è questa roba qua, molto semplice. E fondamentalmente tutto ciò ci dovrebbe servire per andare a fare quello lì, però prima mi devo picchiare male con queste. Adesso no, perché mi manca questo. Perfetto. E era pure una quest, eccellente. E ci abbiamo pure lui. Mo possiamo andare a farmare. Perché l'ho messo lì? Accidenti a me. Mi scusi, lì deve stare lei, perché ora se non sbaglio facendo così, e me ne serve un altro giallo, ok, ci vado a mettere questi qua con questo in mezzo, dovrebbe essere un po' più facile fare il blocchetto. No. Eccolo, eccolo, funziona la magia, l'illusionismo, la prestidigitazione. Comunque abbiamo pure un po' di oro, quindi, ah, che bello,
che goduria, i primi lingottozzi. Belle parole. Che abbiamo fatto qua? Sto coso? Sì, ok. Ora io non ho capito questo. Interessante, qui si comincia a iniziare a parlare di strutture multiblocco. Quindi mi sa che avremmo bisogno di molto, 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 molto più spazio. E di conseguenza direi che è giunto il momento, direi proprio di sì, di farci, tanto per cominciare, un altro po' di questi. Ok, 2, 3, 4, sì, mi dia la stone che mi serve. E farci un po' di questi con questi. Yes. Mi faccio un po' di ferro. Date retta a un pirla. Allora ragazzotti, mi sono messo a farmare un pochettino di risorse. Infatti ho 9 blocchi di iron, non sono tantissimi, un po' di azul. Perché praticamente il mio scopo, parliamoci chiaro, era quello di ottenere una tool station, o meglio una tool forge, in modo da poter fare un martello della Tinker che mi scava 3x3 e mi aiuta a creare le stanze. Purtroppo però c'è un piccolo problema, ovvero il Groot. Per fare il Groot, che ricordo è il materiale che serve per fare i Serad Brick, che serve un po' per fare tutto quanto, serve la sabbia e la ghiaia. E io la sabbia e la ghiaia non ce l'ho. Ho la clay, perché coi core posso fare la clay, ma non posso fare la sabbia e la ghiaia. Come ottengo la sabbia e la ghiaia? Come ti sbagli col Precision Grinder. E guarda caso, una di quelle delle prossime missioni è proprio il Precision Grinder. Tutto questo perché? Perché, ragazzacci, la strada ci porta a ottenere la finte, quindi il portale del Nether. Ma magari quello ce ne occupiamo nel prossimo episodio. Quello che vorrei andare a fare prima di salutarci è proprio fare questo Precision Grinder. Allora, il Precision Grinder è questa splendida struttura multiblocco che si può visualizzare e che io volevo per ora andare a mettere qui. Qui per ora può andare bene, ha un'altezza di 3, quindi ci dovrebbe entrare. Servono tutti questi blocchetti qui, questo che è un protection block, il level lock, il precision grinder, va bene. Facciamo un po' di robettina. Ci servono, tanto per cominciare, 2 di queste, molto semplici. Ok, le possiamo fare easy peasy e le andiamo a posizionare. Una va qua, ok, e una va qui, però non così, aspetta, perché qui la figurina me la fa vedere diversa. Allora, se io a te ti metto, no, e la vuole lì, e lui se la prende lì e non gliela diamo lì. Ok, a posto. E le slab lamp ce le abbiamo. Dopodiché ci servono questi 4 IV block. Ok, 1, 2, 3 e 4. Perfetto. E 4, ale. Abbiamo bisogno dei protection block e del precision grinder. Allora, il precision grinder, eccolo qua, si fa a questa maniera. Ci servono, tanto per cominciare, uno di questi mi manca, questi qua, perfetto. Uno di questi, abbiamo detto, eccolo qui. Poi ci serve uno di questi che lo dovrei poter fare, eccellente. E ci mancano 2 cristalli, quindi si va a fare così e lui ce lo abbiamo, top. Poi dovrebbero essere all'incirca 12 di questi, però ci serve
la Stone Dust, che non è facile, non è difficile. E poi ci serve il Mystic Iron Ingot. Il Mystic Iron Ingot si fa con questo, che si fa così, però mi serve l'Iron. Iron che ce l'ho un pochettino, quindi andiamolo a fare. Non so quanti me ne serve, però vediamo un po' se ha altri utilizzi. E direi che qualche utilizzo ce l'ha. Quindi sì, li andiamo a fare. Questi vanno smeltati. Oh yes. Lui va qui. Molto bene. Ora ragazzacci, il discorso qual è? È che a prescindere da tutto, e ci dai, oh, questo non è male, però non è molto utile. Abbiamo bisogno del Power Crystal. Il Power Crystal è quello che dà energia ai vari macchinari dell'Earthwell. Ora, visto e considerato che io attualmente non mi ricordo qual è la conformazione migliore da utilizzare, e che comunque sia non penso di avere i materiali necessari per fare la conformazione migliore, direi di fare la prima che ci viene a portata di mano e comoda, perché questo qui è il crafting. Però questi qui si possono sostituire con vari tipi di blocchi. Questo è il core, questi qui la roba laterale e questo è il sopra e il sotto. Direi che la stone e questi possono più che andar bene. Quindi se io te ti metto qua e questi li metto così, con questi ai lati, ok, ottengo un power crystal. Power 7, range 7. Power 100, range 7. Non è nemmeno male, devo dire. Ce lo faremo andare bene per ora. Quindi farei così e vediamo se riusciamo a completare questa struttura. Ok, te vai qui, perfetto. Questo qua, questo qui, me ne manca uno e poi ci vanno le rondelle. Le rondelle ne abbiamo di tre tipi. Potrei fare queste, che volendo potrebbe essere quelle più semplici da fare. Non so se sono quelle più performanti, però proviamo. Tanto non so quale. Ok, molto bene. Devo dire che la struttura è molto bella, molto interessante, sicuramente funzionerà da Dio. E io però la devo provare, perché come faccio se no? Te ti metto qua. Questo funziona? No. Se ci troppo dentro? Pronto. Allora ragazzacci, credo di aver capito perché sto robo non funziona. Vedete questo? Questo qua è praticamente l'output e l'ho messo sbagliato. Quindi vediamo un po' se riesco a capire come va messo. Così, perfetto. Quindi se io a te ti metto qua, dovresti essere perfetto. Bravo lui. Ok, e lì mettiamo l'iron. Ciccio, perfetto. Ora dovresti grindare? Dovresti fare cose? Dovresti... No? Dimmi che... Sì! Oh yes! Mi fa la gravel! Ma... E me ne fa... È anche veloce? E però si è consumato questo. Vabbè. Va bene. Questo... questa è una brutta cosa. Consumicchia, eh?
Vabbè, per ora mi farei un altro cristallo, ok, perlomeno di vedere di fare un po' di... vediamo un po' se riusciamo a fare la tool station. Mettiamoci... no, mettilo qua, questi sono altri 100, ma vediamo un po' se riusciamo a fare questo qui. Consuma, sono 15. E poi riesce a farmi 4 pezzi di sabbia, per favore. 25. Ok, ce l'ha fatta, eccellente. Andiamo un po' quanto grotto riesco a fare. Andiamo la play. E 8. Ma 8 sono pochi. Non ce la faccio mai. Proprio mai. Sono abbastanza triste. Va bene. La sfida accettata. Noi dobbiamo diventare gli dei di questo mondo e quindi sprecheremo un po' di risorse per fare un po' di cristallozzi. Andiamo. Ok, abbiamo un altro po' di sabbia e di gravel. Questo sistema va sistemato, perché così non si può andare avanti. Però ci dovrebbe essere in grado di fare perlomeno altri 8 lingottozzi. Top. Il problema è che, vedi, tacchite due soli sono pochi. Questa mi serve. Ok, allora ci abbiamo per fare questi li mettiamo qua, questa va qui e questa va qua. Oh yes, yes, posso fare il martello. Posso fare il martello? Datemi un martello. Che cosa ne vuoi fare? Ci devo fare queste cosettine qua. Una e due. Perfetto. Mi serve un altro po' di questi qui. Sì. Molto bene. Mi serve la testa, ma non mi basta la cosa maledetta. Dammi la testa, perfetto. La rod l'avevo già fatta. Una, eccellente. Ora, martello. Questi. Lento a morte, ma va bene. Ci abbiamo l'ultimo diamante. E l'ultimo diamante lo utilizziamo per potenziarlo un attimino, almeno c'è un po' più di durabilità. E ora, ragazzotti, se Dio vuole possiamo andare a fare sta cosettina qua, simpatica. Scavare un 3x3 in un mondo completamente fatto di questa roba. 4 e 5. Va che goduria, eh? Ok, detto ciò, ragazzacci, episodio un po' complicato, un po' confusionario, ma con uno scopo, ovvero ottenere un martello che mi consentirà di farmi un po' di spazio per i macchinari, perché a quanto pare l'Artwell c'ha diversi macchinari interessanti, consumano un botto di sti robi. Quindi dovremmo farci anche la stazione di ricarica, che dovrebbe essere questa qua. Esatto, la charging station. Non dovrebbe essere troppo complicata, sembrerebbe di no, però è bella cicciottina. Detto ciò, ragazzacci, ovviamente come sempre, se vi è piaciuto il video non vi dimenticate di lasciare un like, un commento, a condividere questo video, quanti sono social, tutto quello d'altro, datemi in descrizione se avete ancora fatto iscrivervi al canale. Da una bacio, un mega salutone e un abbraccio, e alla prossima, gente, ciao ciao!